Buongiorno, ben ritrovati. Buon quasi fine settimana. Oggi non è venerdì, oggi è giovedì. Vabbè, la metà l'abbiamo superata lo stesso, ok? Cosa facciamo oggi? Volevo riprendere, come vi avevo detto, un attimino il discorso sugli stencil, perché mi avete scritto in tanti in queste settimane, in questi mesi in cui non ci siamo visti, per farmi varie domande. Quindi io a questo punto quasi quasi vi ribalterei subito e così ci, come si dice, ci mettiamo subito al lavoro. Eccoci qua, ho anche cambiato smalto oggi, non so se vedete. Allora, veniamo a noi. B-Stencil, innanzitutto, cosa sono i B-Stencil? Questo è un esempio di B-Stencil, ok? Sono, appunto, come dice la parola, degli stencil. Mi chiedete sempre se potete utilizzarli con l'aerografo. La mia risposta è ni, nel senso che sono degli stencil che nascono per la ghiaccia reale. Innanzitutto, che caratteristiche deve avere la ghiaccia reale? Ovviamente noi abbiamo testato i B-Stencil con la nostra ghiaccia reale, che è la finissima. La finissima è una ghiaccia reale che è testata su Beccuccio 00, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è una ghiaccia extra fine. Questo perché? Perché chi ha già usato i nostri B-Stencil, chi li ha già, avrà potuto notare che in realtà lo stencil è microforato, quindi la sostanza, diciamo così, che noi utilizziamo per lo stencil deve passare attraverso la tela. Ovvio, va da sé che se la ghiaccia reale è troppo granulosa o non è stata sciolta adeguatamente, non passa bene e quindi lo stencil non viene perfettamente, ok? Quindi io adesso preparerò direttamente con voi un po' di ghiaccia. Ne prepariamo già, sì, facciamo così, se no poi facciamo un patatrac. Due confezioni. Non so se avete notato che io quest'estate mi sono armata anche di due fantastiche ciotoline color magenta, così ho tutto in pandan, eh? Ma quanto sono avanti, ditemelo voi. Dicevo, appunto, che la ghiaccia va sempre colorata. In questo caso, appunto, se io voglio della ghiaccia bianca, cioè se voglio il disegno bianco, non faccio altro che aggiungere del colorante bianco in polvere. Ciao Rosaria! Vabbè, dai, Tata Fefe, meglio tardi che mai, come si dice, o no? Allora, aggiungiamo del colorante bianco alla ghiaccia reale e rendiamo la ghiaccia reale bella bianca. Allo stesso modo, il mio consiglio è, se dovete fare dei colori soft, cioè tipo rosa tenue, azzurro tenue, verde tenue, il mio consiglio è colorate la ghiaccia reale sotto di bianco, e cioè colorate la ghiaccia reale di bianco e poi aggiungete un colore. Tanto, avendo aggiunto il bianco, qualunque colore voi andrete ad aggiungere successivamente non diventerà molto acceso, ok? Perché il bianco tenderà sempre a schiarirlo. Perfetto. In questo caso invece, forse è un po' pochina, ok, no, si era solo depositata, ok, in questo caso vado ad aggiungere un po' del nostro B-Painting nero. Allora, ecco qua, prendiamo un po' di B-Painting. Altra cosa che mi chiedete: ma si può colorare soltanto di nero? La risposta ovviamente è no, potete colorarla del colore che volete. Io utilizzo il nero semplicemente perché risalta molto bene, e quindi, siccome non sempre la qualità dell'immagine è delle migliori, preferisco un colore che risalti perfettamente e che voi possiate vedere facilmente anche a monitor. Però potete colorarlo veramente del colore
colore che meglio credete, ok? Sì, Annalisa, ho colorato la ghiaccia con la tempera, perché con le polveri, dico la verità, la ghiaccia, una volta che io avevo colorato, la ghiaccia mi sembrava bella nera, però in realtà quando poi andavo a passare la ghiaccia sullo stencil, la stencilata non era nera ed era, ma era grigia, perché la ghiaccia mi sembrava colorata, però siccome il prodotto che avevo usato non aveva un alto potere colorante, in realtà quando passava ne passava poco e sembrava molto, e sembrava grigia. Con le tempere invece no, perché le tempere hanno un potere colorante veramente molto 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 alto, e quindi io sono sicura che se uso la tempera nera la ghiaccia rimane bella nera e anche quando vado a stensilare non rimane grigia. Per quel che riguarda invece la ghiaccia bianca, non ho utilizzato la tempera semplicemente perché i colori, diciamo i colori in polvere, quelli bianchi, hanno un altissimo potere colorante, quindi vanno benissimo. Siccome il colore bianco in polvere ce l'avete praticamente tutti se lavorate, era semplicemente per dire che per il bianco va bene praticamente qualunque tipo di colorante, ok? Quindi come usiamo gli stencil? Ovviamente su cosa potete usare gli stencil? Gli stencil li potete usare praticamente su quello che volete, sia sulla pasta di zucchero che sull'ostia. Potete utilizzarli anche su una piastra di cioccolato, ad esempio. L'importante è che la superficie deve essere il più liscia possibile, ok? Io vi ho preparato un paio di stencil, tra cui due stencil nuovi che trovate già online, ok? Ma ve li faccio vedere dopo, li abbiamo caricati proprio poco fa, meno male il mattarello, caspita come era sporco. Ah, signore mio, ce la posso fare. Va bene, dai, cominciamo subito con questo che vi piace tanto. Questo è lo stencil farfalla, è uno stencil doppio ed è costituito da uno stencil in acetato normale e da uno dei nostri bistencil. Lo stencil in acetato voi potete utilizzarlo sia con l'aerografo sia, come sto facendo io in questo momento, con del normalissimo colorante in polvere. Lo stencil farfalla lo potete trovare in due diverse dimensioni, questa è la dimensione grande, ma all'occorrenza potete trovare anche la dimensione più piccola, ok? Ovviamente l'abbiamo online, non io che ci lavoro, chi di dovere, perché io non so neanche da che parte cominciare. Quindi abbiamo dato una prima colorazione con lo stencil, questo in acetato. Dopodiché prendiamo il bistencil. I bistencil hanno una superficie liscia e una superficie più ruvida. La superficie liscia va rivolta verso l'alto, mentre la superficie ruvida va rivolta verso il basso, ok? Sono trasparenti, quindi potete vedere attraverso. Andiamo a posizionare il, vedete attraverso, se ovviamente siete in una posizione comoda. Se siete come me che lavorate di traverso diventa ovviamente un pochino più difficile. Vi prendete la ghiaccia reale nera, che deve avere questa consistenza, ok? Deve essere abbastanza morbida. La andiamo a posizionare. Scusate, li vendo insieme, Tata Fefe, questo è un kit, comprende sia lo stencil in acetato che il bistencil insieme, ok? A questo punto abbiamo messo la ghiaccia reale e con la spatola a 45 gradi non facciamo altro che passare sopra il bistencil, ok? Ora vedete qua che non è venuto bene, vuol dire che non avevo steso la pasta di zucchero in maniera uniforme, oppure che sono in una posizione perfida come sempre. Quindi non faccio altro che passarci sopra, ok? Cercando di non rovinare il resto. Dopodiché alzo il bistencil e questo è il risultato.
Ok? Una volta che si è asciugato, volendo, voi potete lasciare la pasta anche un pochino più spessa e siete in grado di andare poi a ritagliare la farfalla e mantenerla e metterla appunto ad asciugare per poi darle un pochino più di tridimensionalità. Io adesso non farò altro che dare una tagliata così alla belle meglio, ok? Però appunto quello che vi dicevo è in 2 secondi voi avete la farfalla fatta e finita. Mi chiedete sempre, ma una volta fatto lo stencil lo butto via? Assolutamente no, lo stencil lo prendete, lo sciacquate sotto acqua corrente, ok? Non usate sapone, non strofinatelo con spugnette abrasive e quant'altro, semplicemente sotto acqua corrente con le mani, pulite, tanto la ghiaccia si scioglie, viene via. Lo lasciate asciugare e lo riutilizzate. Nel caso in cui voi doveste riutilizzarlo immediatamente, che cosa fate? Lo sciacquate, poi prendete dello Scottex, della carta da cucina o meglio dei panni quelli in microfibra e tamponando lo andate ad asciugare da tutte e due le parti. Mi raccomando, non, come si dice, non strofinatelo perché come vedete sono molto sottili. Quindi io nei miei vari test sono riuscita ad utilizzarli fino a 120 volte più o meno, però indubbiamente se non avete un minimo di attenzione lo stencil si può rovinare. Walter, io credo che questa sia già asciutta. Sì, perché la ghiaccia asciuga immediatamente. Quindi vedete, posso tranquillamente andare a lavorarci sopra senza creare nessun problema. Vediamo un po'. Walter, non ne ho di quegli stencil con i personaggi, però se trovi delle immagini che ti piacciono e me le invii, non ho alcun problema a farti lo stencil personalizzato con il personaggio che tu mi stai che tu mi, che, di cui tu hai bisogno, ok? Quindi vi ricordo che gli stencil sono assolutamente personalizzabili. Ora vi faccio vedere il nuovo stencil, lo abbiamo in due diverse dimensioni, ma anche qui. Ecco qua, ecco quindi vi stavo dicendo la totale completa personalizzazione degli stencil, ok? Quindi passiamo di nuovo la ghiaccia, se è troppa leviamo, aiuto, leviamo l'eccesso, ecco non fate queste cose che faccio io che poi che poi vi sporcate. Sì, via mail va benissimo, Walter. La mail è shop@bimagenta.it. E mi mandi le dimensioni, il file, e così ti posso dire come possiamo procedere. Ecco, le scritte attualmente disponibili sono buon compleanno e se non sbaglio tanti auguri, però come vi dicevo possiamo fare qualunque cosa. In una situazione come questa, ad esempio, possiamo poi prendere le tempere o come in questo caso i nostri colori aerografo a base alcol che evapora, l'alcol evapora immediatamente e possiamo andare a colorare diciamo, le lettere del colore che preferiamo. Ok? Ecco qua, in questo modo. Possiamo farle più chiare, più scure, senza nessun problema. Ripeto, potete ora io avevo qua a portata di mano i colori per aerografo, ma potete utilizzare tranquillamente anzi, le tempere alimentari che nascono proprio per la pittura, ok? Finito di colorare la nostra scritta. Questa è la scritta piccola, lo stesso stencil lo abbiamo anche disponibile con la scritta più grande che se non vado errato deve essere un 20x7, invece questo qua è un 2,5x7, quindi veramente potete usarlo sia per dei biscotti, sia per delle decorazioni, sia per una torta molto
per una torta più grande. Nulla, la pasta di zucchero che abbiamo colorato l'altro giorno con le tempere. Ve lo ricordate che abbiamo usato la tempera per colorare la pasta di zucchero? Che è rimasta bella nera e la pasta è perfetta. Ok, adesso vi prendo la... ci sta così? Sì. Allora, questo è lo stencil lettera, ok? Ci sono tutte le lettere dell'alfabeto, quindi anche, ovviamente anche questo lo trovate sul nostro sito www.bmagenta.it. Prendiamo una lettera a caso, come può essere la P, ok? E mettiamo un po' di ghiaccia bianca. Dopodiché passiamo lo stencil, cioè passiamo la ghiaccia, ok, e tiriamo su, ok? Eccolo qua. Ok, mi giro un attimo. Ho rotto la pasta di zucchero, speriamo che non finisca proprio in quel punto, se no è un guaio. Sì, finisce proprio nella stencilata, ma va bene, ce ne facciamo una ragione. Come dice sempre, non mi ricordo chi, è il bello della diretta. Quindi posizioniamo il secondo stencil, giriamo bene ancora un attimo la ghiaccia, ok, e sempre spatola a 45 gradi andiamo a passare. Ok, dopodiché, aiuto, tiriamo su, ta-da! Ora io non so se riuscite a vederlo, perché che meraviglia, questa cornice barocca io la trovo stupenda, stupenda. Finito. Eccoci, io e le mie mani tutte zozze, quando faccio gli stencil mi sporco tutto. Per qualunque cosa sono a vostra totale disposizione, scrivetemi, io vi ringrazio, ci vediamo, direi se riesco domani sempre verso le 2, 2:30, buon proseguimento di giornata e grazie di essere stati con me, ciao, baci baci!